Eccoci, il rumore della giungla dei mercati ci accompagna in questa ultima tavola rotonda dell'Asset Management TV Week dedicata ai certificati di investimento, dei nuovi strumenti che si stanno affacciando e che vengono utilizzati sempre di più dai giovani e non giovani investitori per cercare anche di ampliare le potenzialità del proprio portafoglio e andare incontro anche ad esigenze differenti. Tutto questo in un contesto che rimane estremamente complesso, caratterizzato da forte incertezza, da forte volatilità. Beh, lo stiamo vedendo proprio in queste ore con insomma, i dati aggiornati sull'inflazione che nel nostro paese addirittura hanno toccato quasi il 12%, una cifra che non si vedeva dal 1984, ma non solo, permane il problema dell'inflazione e anche tra l'altro i dati delle trimestrali americane non sono per niente incoraggianti. Quindi insomma un quadro davvero complesso che andremo ad analizzare insieme. Io saluto e ringrazio i miei ospiti che mi accompagneranno in questa tavola rotonda, ovvero Riccardo Falcolini, che ho il piacere di ospitare qui in studio, Sales Public Distribution Italy Unicredit. Benvenuto e grazie. Grazie a te Valentina, buongiorno e bentrovata. E poi saluto anche in collegamento Luca Comunian, Distribution Sales Global Markets Italy di BNP Paribas. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Eccolo, ciao Luca, grazie a te. E infine Pierpaolo Scandurra, Managing Director Certificati e Derivati. Buongiorno a tutti, grazie ancora per l'invito. Buongiorno, buongiorno Pierpaolo. Ecco, io direi proprio di partire da te. Aiutaci in questa analisi complessa di questo momento dei mercati finanziari che è veramente di difficile interpretazione. Possiamolo vedere anche attraverso l'utilizzo delle tue slide quali sono tutte le grandi preoccupazioni che i mercati finanziari devono affrontare in questo momento, ricordando tra l'altro che questo è stato il peggior semestre azionario degli ultimi 50 anni. Sì, il 2022 finora è stato certamente un anno molto complesso, per certi versi lo sappiamo anche molto più complesso del 2020, quando invece ci fu quella notizia, insomma la pandemia che colse tutti di sorpresa. Viceversa questo 2022 si sta dimostrando molto più cattivo, molto più complicato, perché il primo semestre è stato, come già detto, il peggiore degli ultimi 50 anni e per ora il secondo semestre non è che si stia comportando molto meglio. Tra l'altro anche le ultime notizie, proprio le trimestrali americane pubblicate questa settimana, sono state praticamente tutte accolte in maniera molto pesante e molto negativa dal mercato. E le motivazioni sono evidentemente note, tema legato all'inflazione. Dato sull'inflazione di questa mattina in Italia, tra l'altro, il peggiore dal 1984. Le banche centrali che comunque cercano di arginare questo fenomeno, ma l'equilibrio è veramente molto precario. C'è una situazione geopolitica compromessa, sappiamo benissimo, oltre al fronte ucraino, anche quella miccia ancora per ora non del tutto accesa tra Cina e Taiwan. Le materie prime con tutti i colli di bottiglia che anche qui purtroppo abbiamo conosciuto, non ultimo anche il tema legato alla Cina. La Cina con la rielezione di Xi Jinping della scorsa settimana purtroppo sembra essere precipitata nuovamente un po' in quel vortice che la vede comunque venduta dalle mani estere. Ci sono stati dei flussi molto importanti nel corso delle ultime due settimane dagli investimenti internazionali. Questo ha portato a performance per tutto il 2022 e soprattutto per il primo semestre, che abbiamo detto sono state molto negative. Il Nasdaq ormai è in ribasso di oltre 30 punti percentuali, un po' meglio il vecchio continente che si sta salvando grazie al contributo delle banche. Sul fronte obbligazionario, sì. Sappiamo, insomma, le cose tipicamente vanno meglio, però per questo 2022 in realtà purtroppo non è stato neanche così, un sorriso amaro. Perché? Perché sul fronte obbligazionario, che si tratti di treasury statunitensi piuttosto che obbligazioni dell'area euro, anche qui abbiamo avuto dei ribassi che sono stati comunque calcolati, quantificati in circa 20 punti percentuali e purtroppo lo hanno già visto e toccato con mano tutti gli investitori che hanno acquistato titoli di Stato. E per concludere, se vogliamo considerare quello che è un po' il fondo bilanciato, flessibile, un po' per eccellenza in ottica di risparmio gestito, il classico 60-40,
registrato per ora una performance annualizzata del meno 35%, praticamente il peggior dato degli ultimi 100 anni di storia borsistica. Quindi purtroppo bisogna dire che dove siamo andati, alla fine, qualsiasi fosse stato finora l'investimento fatto nel corso di questo 2022, sarebbe stato purtroppo inevitabilmente molto negativo. Ecco, sì, non c'è insomma un settore che ride, possiamo dire così, Pierpaolo, però in questo caso ecco, voglio l'intervento anche di Riccardo e di Luca, proprio diciamo, considerando questa situazione così estremamente complessa e negativa, forse c'è proprio bisogno di trovare delle nuove leve di investimento, ecco, che magari rispetto poi ai prodotti tradizionali, alle azioni, all'obbligazione, ai fondi comuni possono dare qualche vantaggio. E qui si inserisce tutto il discorso legato ai certificates. Ecco, perché possono essere un buono strumento in questo momento appunto così complesso da gestire? Prima Riccardo e poi Luca. Sì, allora sicuramente è una domanda molto molto interessante, Valentina, soprattutto alla luce di quello che ci ha mostrato Pierpaolo poc'anzi. Il momento di mercato è particolare. Abbiamo visto comunque come questi primi mesi dell'anno fondamentalmente siamo stati inficiati comunque da una situazione particolare a livello geopolitico, a livello economico, quindi al momento è impensabile star fermi o comunque impensabile tendenzialmente potersi affidare esclusivamente a quelli che sono i più classici strumenti finanziari. Ed è giusto, secondo me, per gli investitori andare alla ricerca di strumenti che possano permettere di affrontare delle situazioni particolari di mercato come queste. E io credo che appunto il certificate come strumento finanziario in questo momento, grazie alla sua struttura, perché ricordiamo che il certificate non è altro che un derivato cartolarizzato, grazie alla sua struttura si è in grado fondamentalmente di offrire o comunque di coniugare una serie di elementi che sono quello della protezione ma allo stesso tempo di rendimento che al momento non sono ritrovabili nei più classici o nei più comuni prodotti finanziari come azioni e bond. Alla fine dei conti, se noi ci soffermiamo, andiamo un po' ad analizzare quello che è il certificato di investimento nella sua struttura, in realtà va a posizionarsi in una, considerando quelli che sono gli aspetti di rischio rendimento, va a posizionarsi quasi al centro o a metà tra appunto i pregi e i difetti dei bond e i pregi e i difetti ovviamente dello strumento azionario. Quindi diciamo va a coniugare un po' tutti gli aspetti. A coniugare fondamentalmente il fatto che è un derivato, quindi il suo valore si muove sulla base dell'andamento di un sottostante, tendenzialmente possono essere azioni o indici, può pagare delle cedole, dei coupon, quindi va a sopperire a quelle che sono magari le mancanze degli strumenti più classici, che poi fondamentalmente sono i più comuni in portafoglio, e quindi sta riscontrando sempre più interesse da parte della clientela. Interesse che può essere in fase di studio del prodotto o anche in fase di acquisto, diciamo, effettivo dello stesso. Benissimo, quindi direi una buona sintesi tra la protezione e il rendimento, questo è ciò che il certificato ci consente di ottenere. Ecco Luca, questa è la visione di Riccardo, cosa vuoi aggiungere in merito? Sì, io provo a fare una panoramica anche da quello che vediamo dal lato nostro come BNP Paribas. E come un po' diceva Pierpaolo, da inizio anno i mercati sono in ribasso, i mercati azionari. Se guardiamo Eurostoxx, S&P, FTSE MIB, abbiamo tutti i ribassi che sono nell'ordine del 20%. Questo si riflette ovviamente su quello che sulla parte dei certificati. Troviamo dei certificati che ovviamente quotano sotto la pari. Troviamo meno fenomeni di richiamo anticipato, che sono è quel fenomeno che dove il certificato sostanzialmente scade in anticipo, rimborsa il capitale e il rendimento fino a lì generato. Tutto questo si tramuta poi ovviamente in portafogli più ingessati e un mercato dei certificati che sicuramente sta subendo di conseguenza queste dinamiche e anche i flussi stessi che vediamo sul mercato sono in diminuzione ovviamente. Quindi questa è la situazione.
però al tempo stesso non va dimenticato il motivo per cui abbiamo acquistato per queste persone, no? Che magari si trovano in una posizione in questo momento dove il portafoglio è in sofferenza. Io cerco anche di ricordare il motivo e lo scenario sul quale abbiamo acquistato questo tipo di soluzioni. Perché i certificati con capitale condizionatamente protetto, che sono di fatto la categoria anche più scambiata poi sul mercato tra i prodotti e i certificati di investimento, danno il meglio di sé o hanno lo scopo di creare una simmetria rispetto al mercato delle azioni, andando a performare su mercati laterali e su mercati anche ribassisti entro i limiti delle barriere. Ora, detto che le barriere sono poste mediamente tra il 60 e il 50%, quest'anno abbiamo visto poi una rotazione sia nell'ambito dei sottostanti, ma anche delle strutture che se sempre più sono diventate difensive e andremo a vedere dopo anche barriere più profonde, ma ipotizzando mediamente una barriera al 60%, e considerando i ribassi che dicevamo prima nell'ordine del 20%, questo significa che questi prodotti in questo contesto di mercato possono offrire il rendimento sperato. Ovviamente parliamo in ottica generale, dove prendiamo dei listini, poi è chiaro che ci possono essere delle situazioni più specifiche, ma parlando generalmente su ribassi dell'equity del 20% e considerando che questi prodotti sono fatti su barriere al 60 o 50%, ecco che questo è l'ambiente ideale per i certificati per creare e estrarre rendimento e quindi sovraperformare il mercato equity, dando il rendimento atteso al cliente. Tra l'altro, sottolineo poi che i certificati possono essere prodotti a 2 o 3 anni. La maggior parte ormai dei prodotti che sono sul mercato hanno anche un effetto memoria sui premi. Quindi, anche qualora ci trovassimo in questo momento al di sotto dei livelli di barriera, un eventuale recupero poi dei mercati, speriamo appunto nel prossimo anno, non andrebbe a recuperare il potenziale di rendimento del certificato. E quindi in qualche modo io direi certificati che comunque, nonostante le difficoltà, stanno mantenendo le promesse. Ovviamente parliamo in ottica generale, nella media di quella che è la nostra gamma, poi troviamo dei certificati magari che sono anche più in sofferenza, ma mediamente questo è il contesto. E poi il mercato equity in questo momento può anche, se pensiamo che abbia trovato un limite ai ribassi, abbiano plafonato su questi livelli, possono sicuramente rappresentare un nuovo punto di entrata per chi non ha preso posizione o anche un modo per mediare e andare a incrementare ora l'esposizione per mediare i prezzi di entrata. Quindi questo è un po' il nostro osservatorio in questo momento. Perfetto, ecco, grazie appunto alla spiegazione di Luca e di Riccardo abbiamo capito quali sono i vantaggi di questi nuovi strumenti finanziari rispetto appunto a quelli tradizionali. Io vorrei tornare invece ecco, da Pierpaolo per diciamo, analizzare più nello specifico poi la piramide dei bisogni finanziari, perché appunto ogni potenziale investitore ha dei bisogni che sono differenti a seconda naturalmente del portafoglio, a seconda anche del suo reddito, della sua posizione lavorativa. E quindi ecco, entriamo nello specifico, Pierpaolo. Sì, certamente. Prima volevo così solo ricordare e riassumere un po' quanto è stato già detto sia da Luca che da Riccardo, insomma, quali sono le peculiarità dei certificati. Sono veramente tante, però insomma si può riassumere magari in questo passaggio, in questa slide, ricordando in particolare, ci tenevo a sottolineare, oltre all'aspetto della fiscalità, che è evidentemente un tema importante che andremo anche a vedere fra poco in relazione alla piramide, mi preme ricordare il tema della flessibilità in un contesto di mercato come quello che stiamo vivendo. Cioè comprare certificati oggi, ma d'altronde anche 3 mesi fa, voleva anche dire vendere volatilità. Cioè cosa vuol dire? In un mercato che ha una volatilità comunque tendenzialmente abbastanza alta, non altissima, ma comunque mediamente alta, con i certificati si riesce a sfruttare questa situazione di volatilità un po' più alta, sapendo che sono delle vere e proprie strategie che puntano poi sulla tenuta di livelli tecnicamente definiti barriera. Quindi ecco, la flessibilità, riuscire a scegliere il prodotto giusto in funzione anche del contesto di mercato. Però per venire alla tua domanda,
abbiamo effettivamente provato a identificare quelle che è un po' la piramide dei bisogni di un cliente, della clientela, e certamente alla base, credo che da sempre e per tutti ci sia il concetto della protezione. E questo è un tema chiaramente molto importante, che poi può essere seguito sia con i prodotti di investimento sia con quelli assicurativi, ma comunque il tema della protezione evidentemente c'è. Poi c'è la ricerca del reddito, quindi la possibilità di poter destinare del capitale a un investimento e sperare che questo generi un reddito, quindi una forma di redditività anche periodica. Poi c'è il tema della pianificazione, che è molto ricercato e molto seguito soprattutto da chi non solo fa pianificazione patrimoniale, ma magari ha anche dei figli e vuole quindi creare un qualcosa per i figli. E poi abbiamo individuato nella piramide dei bisogni, soprattutto della clientela che ha un approccio nei confronti degli investimenti un po' più evoluto, un po' più avanzato, cercando di anche di ottimizzare la parte fiscale, quello che è il recupero delle minusvalenze. Chiaramente questa non è una piramide che può andare bene per il 100% della clientela, però sappiamo che, data la tassazione sulle rendite finanziarie, l'esigenza di recuperare le minusvalenze è un'esigenza molto diffusa, indipendentemente che si utilizzino o meno i certificati. Anzi, a maggior ragione, se non si utilizzano i certificati, c'è un tema di difficoltà di recupero minusvalenze. Allora, io partirei proprio dal tema della protezione, cercando di individuare quali sono le tipologie di prodotto che possono essere maggiormente utilizzate. Evidentemente, se si parla di protezione, c'è una categoria di certificati, che tra l'altro è anche una delle categorie identificate da ACEPI, che è quella dei certificati a capitale protetto incondizionato, una sorta di vere e proprie obbligazioni. Qui abbiamo come tipologie di prodotto i cosiddetti equity protection, che ci permettono di partecipare all'andamento positivo di un sottostante azionario, ma comunque di sapere che a scadenza ci verrà restituito il capitale. O, per quella che è una tendenza più recente, le cosiddette credit linked notes. Questo è un tema che può essere cavalcato con il capitale protetto incondizionato. Viceversa, se andiamo nella famiglia dei capitale protetto condizionato, che è quella più numerosa, quella in cui ci si muove anche meglio, riuscendo a trovare protezione ma al contempo anche rendimento, ci sono principalmente due famiglie di prodotto. Una è quella dei cosiddetti low barrier, cioè barriere di protezione condizionata molto profonde, barriere al 30-40% del livello di strike iniziale dei sottostanti. E quelli che per diversi anni ormai sono entrati anche un po' nel linguaggio comune degli investitori, i certificati con l'opzione airbag. Ora, questi ultimi, negli ultimi mesi, vedo che ci sono sempre ben richiesti, ma in realtà la preferenza degli investitori si sta spostando verso appunto i low barrier, questi strumenti che ci permettono di andare a proteggere il capitale fino a ribassi anche del 60% da parte di titoli o indici azionari. E ecco, direi che forse per quanto riguarda la protezione, ecco, i prodotti che rientrano in questo genere di categoria e ricoprono questo genere di esigenza sono i preferiti, o mi sbaglio, di Riccardo Falcolini? Allora, sono i preferiti, ne stiamo parlando molto ultimamente proprio perché appunto c'è una costante, una maggiore esigenza di protezione della clientela. Tra l'altro è diciamo, i low barrier sono una delle nostre ultime missioni come appunto emittente di certificati. Allora, tendenzialmente cosa fa un emittente di certificati, Valentina? Fa un po' di scouting di mercato, guarda che cosa succede sul mercato, guarda quali che sono i volumi di negoziazione, guarda quali che sono gli interessi della clientela e di conseguenza va a strutturare un prodotto che possa essere in grado di andare a soddisfare esigenze presenti, ma anche esigenze future della clientela. Noi ci siamo resi conto, come diceva Pierpaolo, come diceva Luca in precedenza, che ora c'è un gran bisogno e fondamentalmente una grande ricerca di protezione da parte della clientela, Certo. tale per cui proprio a fine di settembre abbiamo strutturato dei prodotti con barriere molto profonde.
barriere poste al 40% dei fixing iniziali, quindi diciamo anche che cos'è il fixing iniziale, magari per chi si fosse collegato per la prima volta. Chiaro. Fixing iniziale non è altro che il valore di riferimento iniziale del sottostante, quindi il valore che viene preso in considerazione per il sottostante alla data di partenza, diciamo, del certificato, o qualche giorno prima, ovviamente, la data di partenza, e sulla base di quello viene definito quello che è il valore barriera. Di cui parlava Luca in precedenza, che fondamentalmente nei prodotti a capitale condizionatamente protetto va a definire lo spartiacque, soprattutto alla fine della vita del prodotto, per definire se il capitale è protetto o meno e per avere il rimborso totale del capitale investito oppure parziale. Cosa abbiamo riscontrato? Abbiamo riscontrato, guardando appunto l'esigenza della clientela, che c'era un gran bisogno di protezione. Tale per cui abbiamo strutturato ed emesso sul mercato una serie di prodotti con barriere molto profonde, in grado di assorbire un calo del mercato, un calo dei sottostanti fino al 60%. Perché? Perché idealmente, magari, possono essere in grado di anche un attimo rasserenare quegli investitori che magari si aspettano potenziali ribassi ancora per i prossimi mesi del mercato, sono ancora un po' in balia di quelle che possono essere le decisioni e quindi diciamo non si ritengono pronti ancora o non si ritengono pronti ad investire su prodotti con barriere più alte come vedevamo in precedenza. Diciamo che nell'ultimo pre-scoppio guerra andavano molto barriere 70, barriere 60, ma anche barriere 80%, quindi molto più alte che permettevano di avere un maggior rendimento. In questo momento, in realtà, si ricerca molta più protezione, quindi la clientela va a consultare quei prodotti con barriere profonde che siano in grado appunto di assorbire cali di mercato importanti. Ovviamente c'è sempre il trade-off, rendimento e rischio, quindi ovviamente se abbiamo una barriera più conservativa in questo caso, il rendimento del prodotto viene rimodulato e viene adeguato di conseguenza e quindi anche abbassato leggermente. Ecco, certo, Riccardo, hai fatto benissimo a sottolinearlo. Ho detto in realtà i prodotti preferiti da Riccardo Falconini, ma in realtà sono i prodotti preferiti dalla clientela, naturalmente, in questo momento, che è un momento di incertezza, di complessità e quindi predilige la protezione rispetto magari a una propensione al rischio. Ecco, certo, questo lo dobbiamo Però in considerare. effetti ne ho parlato molto spesso nelle ultime puntate settimanali, quindi sì, in effetti anche è Sì. un prodotto che, dico la verità, mi piace particolarmente in questo momento. Certo. Sì, ovviamente non c'è solo una questione di gusto personale, ma anche di esigenza nell'analisi poi ecco, della potenziale clientela. Ecco, rispetto al valore della protezione, Luca Comunian, qual è la visione di BNP? Sì, diciamo poco da aggiungere, sposo in pieno quello che diceva il collega Riccardo, appunto. Scusate. E il tema lì è un po' da evidenziare la flessibilità, no, dei certificati, perché se io guardo all'anno scorso, il mercato era completamente diverso, si andava su sottostanti spesso US, tech, con tantissima volatilità e il certificato più scambiato e il preferito degli investitori era quello che pagava un rendimento più alto. E quindi l'attenzione era assolutamente sulla parte di rendimento. Quest'anno, invece, come un po' dicevano i colleghi che mi hanno preceduto, si guarda più al lato della protezione. Cioè, oggi siamo in un mondo dove il BTP a 10 anni ci rende oltre il 4% e sappiamo come per gli investitori questo è un po' il benchmark, no? Quindi per quanto riguarda i certificati, che come abbiamo detto prima, si collocano un po' a metà tra quello che è il mondo obbligazionario e quello azionario, l'obiettivo di una gamma di certificati è quello ovviamente di andare a superare quello che può essere il rendimento del BTP e comunque offrire un grado di protezione in più rispetto a investire direttamente nell'azionario. E qui la carta vincente del certificato, cioè io offro una soluzione di investimento che mi fa rischiare meno dell'investimento diretto sul mercato azionario, perché investo sull'azione ma con una barriera di protezione, quindi anche in caso di ribassi io ho una protezione del capitale fino al livello delle barriere, e al tempo stesso riesco ad andare a esprimere un rendimento superiore rispetto al BTP, accettando ovviamente un grado di rischio che è superiore rispetto al BTP.
E in questa fase di mercato sicuramente l'investitore vuole comunque e pretende comunque un rendimento superiore rispetto al BTP, ma al tempo stesso ricerca una protezione più accentuata. E devo dire, grazie un po' a quello che diceva anche Pierpaolo della volatilità degli ultimi mesi, alcuni certificati o la maggior parte dei certificati proprio per l'ambiente di mercato in cui sono stati emessi hanno saputo dare e soddisfare questo tipo di esigenza che l'investitore sul mercato oggi ha. Chiarissimo, assolutamente. Ecco, Pierpaolo, appunto, tra questa tipologia di prodotti che privilegia la protezione, ecco, ne abbiamo qualcuno magari da mostrare? Perché questa deve essere una tavola rotonda, sicuramente anche esplicativa, con degli esempi pratici che possono aiutare chi ci segue da casa a, diciamo, ecco, trovare una strada in questa giungla, l'abbiamo definita così, dei mercati e quindi a capire meglio anche le diverse tipologie di prodotto. Sì, come ufficio studi di certificati e derivati Sì. abbiamo selezionato due idee che possono essere eseguite. La prima, appunto, di BNP Paribas in questo caso, è un'emissione di marzo che ha come sottostanti, lo possiamo vedere, i titoli Intesa San Paolo e UniCredit, pertanto si punterebbe sul settore bancario, dove tra l'altro dall'emissione avvenuta a marzo vediamo come UniCredit sia cresciuta del 30%, Intesa San Paolo sia ancora poco sotto i livelli di strike, i livelli di fixing iniziali, perde il 2%, quindi comunque un andamento molto divergente per ora tra le due banche. Tuttavia, questa situazione è quasi ideale per il prodotto. Perché? Perché da una parte abbiamo un titolo che è già cresciuto molto, UniCredit, e quindi è un po' un titolo che si è quasi eliminato al momento dall'osservazione delle cedole che vengono pagate mensilmente nell'ordine dello 0,80, quindi vuol dire che ogni mese l'investitore acquistando questo certificato riceve lo 0,8% dei 100 euro nominali. Quindi una cedolina dello 0,8, cedolina in realtà è una bella cedola perché se la andiamo a moltiplicare per 12 si fa quasi il 10%. In più ogni mese c'è l'osservazione per il rimborso anticipato. Ma il fatto che Intesa sia ancora al di sotto dello strike, e lo è stato praticamente quasi sempre dall'emissione, ha impedito finora il rimborso del prodotto, che quindi continua ad andare avanti nel portafoglio fin tanto che o c'è il rimborso anticipato e tutti e due i titoli devono essere al di sopra dei fixing iniziali, o a scadenza che sarà marzo 2024. Ora, qual è il motivo di particolare interesse in tema protezione? Il fatto che comprando il certificato ai prezzi attuali di circa 900 euro, quindi si paga intorno al nominale, la protezione, cioè non si perderanno soldi e in più se ne riceveranno pure perché c'è una cedola dello 0,8 al mese, fin tanto che entrambi i titoli non avranno perso più del 60% dei livelli di fixing iniziali, che su UniCredit vuol dire tra l'altro, data la distanza dalla barriera maggiore, arrivare a una perdita anche superiore al 75%. Per Intesa non bisogna andare sotto la barriera dei 0,76 centesimi, 0,76 euro 76 centesimi. Quindi è chiaro, non è una protezione incondizionata, però è molto prossima a quella che può essere una protezione incondizionata, perché c'è una distanza da una barriera che è del 60% su un settore che tra l'altro da qui a marzo 2024 potrebbe addirittura essere favorito. Quindi comprando questo certificato e certificati con questa struttura si riesce ad ottenere un rendimento che su base annua è di circa il 10%, ma con una protezione larghissima. Questo è il primo di BNP Paribas. Il secondo invece, emesso da UniCredit, è un basket che addirittura, sempre con una barriera molto profonda al 40%, vede all'interno non dei titoli, bensì degli indici azionari, che tipicamente comporta una minore volatilità, perché un titolo può anche avere una trimestrale negativa ed essere bocciato, lo abbiamo già visto, un indice è un po' più difficile che possa arrivare a perdere in una giornata 10, 12, 15 punti percentuali. Quindi la distanza della barriera al 40% dello strike, che vuol dire meno 60, assume ancora maggiore rilevanza. Cioè, questo è uno strumento che segue l'andamento degli indici Nasdaq, Nikkei e FTSE MIB,
Sul Fuzimib la barriera è a 8.384 punti, il che vuol dire che è molto al di sotto dei minimi storici fatti dall'indice. Quindi è uno strumento molto difensivo. Naturalmente, se è più difensivo, pagherà anche un po' meno rispetto a quello precedente. Il rendimento sul cedolare è dell'1,65% a trimestre, quindi è una cedola che si incassa ogni 3 mesi nell'ordine dell'1,65%, con una barriera un po' più alta, non è al 40, bensì al 60%. Però se andiamo a vedere l'analisi di scenario, comunque fino a meno 60% da oggi di questi indici, il capitale è protetto. Poi per incassare il rendimento invece non devono perdere più del 40%, però in entrambi i casi mi sento di dire che sono soluzioni estremamente difensive. Benissimo, abbiamo visto, ecco, queste due soluzioni proposte, appunto, due proposte diverse da parte di UniCredit e di BNP. Un commento, io parto da Riccardo, è stato bravo Pierpaolo Scandurra ad escrivere, insomma, uno dei vostri prodotti. Sì, assolutamente. Pierpaolo e il team sono sempre bravissimi e devo dire la verità, diciamo il centro studi e l'ufficio studi di Pierpaolo è veramente costituito da un team di persone molto preparate e molto competenti sul tema. Diciamo che queste due scelte mi piacciono particolarmente. Ovviamente io commento il mio prodotto, Chiaro. essendo un mio prodotto, è un'emissione che abbiamo fatto appunto appositamente puntando su quella che è la protezione. Come diceva e come abbiamo detto in precedenza, ovviamente quando dai maggiore protezione il rendimento e di conseguenza cioè il prodotto va a peccare leggermente sul rendimento, quindi viene leggermente ridotto. Però sicuramente essendo un prodotto comunque che paga un 1,65 trimestrale, comunque annualmente, quindi chi dovesse tenerlo per un anno intero, comunque incasserebbe potenzialmente un 6,70% circa, facendo un po' i conti così a spanne. Quindi diciamo riesce a coniugare l'uno e l'altro aspetto. Scritto su indici, quindi va un po' a smussare la volatilità. Quindi sicuramente una scelta che mi piace diciamo particolarmente. E una cosa che voglio ricordare, che non abbiamo detto in precedenza forse, è che soprattutto questi prodotti sono costantemente quotati su Borsa Italiana, quindi su Sedex e sull'Euro TLX, dove i market maker, UniCredit piuttosto che BNP, piuttosto che gli altri appunto che sono attivi, svolgono fondamentalmente la funzione di liquidity provider garantendo i prezzi, quindi la clientela ha anche la possibilità di negoziarli in modo costante e quindi ha la possibilità anche di disinvestire, quindi sia di acquistarli che disinvestire senza ovviamente penali, perché ricordiamo sono prodotti listati sul mercato. Quindi diciamo che a mio avviso questi prodotti promettono anche una flessibilità di gestione, quindi non voglio più il prodotto perché non mi Certo. ritengo più confident, magari mi dà la protezione, però non ritengo più confident per quelle che sono le mie strategie, posso sicuramente venderlo sul mercato. E la presenza comunque di un market maker, secondo me, in questo momento comunque è un plus rispetto ad altri prodotti che magari hanno meno Eh liquidità, sì, quindi. garantisce insomma un ampio argine di manovra per cui poi alla fine l'investitore che decide come muoversi, se tenerlo, se invece appunto venderlo, Esatto. questo è molto importante. Ecco Luca, un commento anche invece da parte tua sul prodotto di BNP. Ma non ho molto da aggiungere sul prodotto in sé. Diciamo che quel prodotto lì è stato un Pierpaolo che ovviamente con il suo ufficio studi conosce bene le gamme degli emittenti. Non è stato preso a caso perché è un prodotto che, se vogliamo, è stato almeno per BNP Paribas uno tra i più fortunati perché ha avuto un particolare successo sul mercato. Credo che sia stato il prodotto più scambiato sul Sedex per tanti mesi consecutivi, proprio perché ha avuto, se vogliamo, un allineamento di pianeti che lo rendeva un prodotto probabilmente unico, fatto in un momento di volatilità, per cui aveva un rendimento quasi del 10%, con dei livelli di barriera sia di Intesa che di UniCredit mai toccati forse negli ultimi 20 anni, quindi particolarmente difensivo, particolarmente remunerativo. E poi appunto questa dinamica dove UniCredit è salita di molto rispetto allo strike e Intesa invece leggermente sotto a livello di strike a tenere il prodotto in area 99-100, quindi a un prezzo perfettamente
interessante e acquistabile. Per cui questa serie di, se vogliamo, di combinazioni, fortunate combinazioni direi anche, unite forse alla nostra bravura nel cogliere il momento giusto e anche al nostro structuring, perché i low barrier, che oggi ne parliamo molto e forse sono quasi diventati un'abitudine, in realtà a inizio anno non se ne facevano molti e non tutti gli emittenti riuscivano a creare i low barrier, proprio perché la liquidità su questi tipi di strike delle opzioni che poi compongono il certificato è minore e quindi anche il lato structuring, il lato emittente proporre soluzioni di questo tipo ha una difficoltà maggiore e soprattutto ha un rischio maggiore in termini proprio lato trading e per cui in qualche modo complimenti al nostro anche team di structuring che in quel momento, ricordiamo marzo, è stato anche l'inizio delle tensioni geopolitiche Russia-Ucraina con mercati particolarmente come dire, nervosi, sono riusciti a generare una soluzione di questo tipo. Eh sì, perché bisogna prendere anche poi il momento, insomma, opportuno. Noi sappiamo che i mercati possono essere sconvolti in qualsiasi momento da fattori esterni e quindi devono essere ancora più bravi, gli analisti a creare poi dei prodotti ad hoc che si adattino di volta in volta alle esigenze. Ecco, abbiamo detto che c'è una grossa parte, della clientela che predilige appunto la protezione in questo momento ed è evidente, abbiamo spiegato il perché, però c'è anche una fetta che invece cerca altro, ovvero redditività. Che cosa cambia in questo caso per Paolo Scandurra? Sì, in questo caso naturalmente il prodotto non deve solamente proteggere e, se possibile, generare rendimento, ma in questo caso deve principalmente generare rendimento. Pertanto, ad esempio, nella categoria capitale protetto incondizionato, dovremmo necessariamente sostituire l'equity protection con il certificato cosiddetto digital, che è un prodotto che prevede il pagamento di un flusso cedolare e qui si riuscirebbe a soddisfare l'esigenza del rendimento. Però anche in questo caso ci concentreremo maggiormente nella categoria capitale protetto condizionato, perché qui abbiamo forse la tipologia di prodotto assolutamente più diffusa, più utilizzata e più apprezzata anche dagli investitori, che è quella dei Cash Collect barra Phoenix Memory, cioè sono due nomi molto utilizzati per definire più o meno la stessa struttura. Quindi pagamento periodico cellulare anche con frequenza mensile, e barriera di protezione condizionata. Però anche in questo caso mi preme sottolineare come la tendenza del 2022 abbia portato gli emittenti a proporre con maggiore frequenza una tipologia di certificato denominata Fixed Cash Collect. Fixed Cash Collect vuol dire che il pagamento delle cedole periodiche viene riconosciuto all'investitore senza alcuna condizione. E questo si è rivelato particolarmente utile e importante in questo 2022, fin qui molto negativo, perché immagina una situazione di un cliente che decide di investire il proprio capitale perché ha esigenza di redditività, deve pagare delle rate, deve sostenere delle spese mensili, non può permettersi di non pagare quelle rate per quel mese, quindi è necessario che arrivi quel flusso cedolare. Ecco, questi certificati, oltre ad avere una larga protezione del capitale condizionato, hanno anche questa struttura di flusso cedolare fisso, dove nel mondo dei certificati fisso non è l'alternanza al variabile, bensì al fatto che non c'è una condizione nel pagamento della cedola stessa. Ecco, per la redditività questa è la tipologia di prodotto preferita dagli investitori, ma posso testimoniare, ma poi questo lo potranno confermare anche gli altri ospiti, dai consulenti finanziari, cioè da chi poi ha il compito di gestire il patrimonio dei clienti. Chiarissimo, ecco un commento appunto su questa tipologia di prodotto, Riccardo, Luca, e poi andiamo nello specifico. Sì, diciamo fondamentalmente sposa appieno quanto detto da Pierpaolo poc'anzi, molto utilizzato e molto consultato dalla clientela retail, ma anche dai consulenti finanziari in ottica appunto di pianificazione e di rendimenti per la clientela. Quello che volevo aggiungere fondamentalmente è come ad ora abbiamo visto due categorie di prodotto, abbiamo visto comunque. Abbiamo parlato di varie potenzialità dei prodotti, però effettivamente cos'è il certificato?
all'interno di una macro famiglia abbiamo visto come combinando varie opzioni si possono avere payoff differenti. Diciamo che fondamentalmente questa è la vera particolarità del certificato, che è in grado di adattarsi ai contesti di mercato offrendo protezione, quindi cedole incondizionate, offrendo protezione, quindi barriere profonde, più o meno profonde, offrendo delle cedole che possono essere condizionate o incondizionate, quindi sicuramente uno strumento utile per svariate categorie, appunto cliente retail, il consulente, potenzialmente appunto clienti con patrimoni anche corporate, magari che devono gestire la liquidità. Quindi sicuramente un prodotto adattabile alle vere esigenze della clientela. Chiarissimo. Luca, vuoi aggiungere ecco qualcosa in merito appunto al criterio della redditività? Sì, allora qui se parliamo di cash collect con premi fissi, e quanto più possiamo offrire, se vogliamo, vicino a un'obbligazione, no? Parliamo di prodotti che pagano un rendimento periodico, che può essere un mese, tre mesi, a prescindere di quello che è l'andamento delle azioni sottostanti. E quindi io qui, se io ho necessità di programmare un flusso costante e periodico di entrate all'interno del mio conto corrente, a quel punto posso mettere in portafoglio un certificato di questo tipo, perché sono dei certificati che sfruttano quello che è il mercato azionario per creare un flusso periodico di rendimento costante e senza condizioni. Dove esiste invece la condizione? La condizione esiste solo a scadenza, dove si andrà a vedere in quel caso quello che è l'andamento dei sottostanti, perché lì, come qualsiasi altro certificato, diciamo, a capitale condizionatamente protetto, si andrà a vedere che i sottostanti appunto abbiano avuto un andamento non tale per cui chiuderanno al di sotto delle barriere di protezione. Quindi in caso le barriere siano rispettate si avrà la restituzione del capitale nominale. Se invece queste barriere non sono rispettate, allora si avrà una perdita in conto capitale, in misura analoga a quello che è il ribasso delle azioni. Ma ecco, la cosa interessante è che il flusso cedolare certo andrà anche in questo caso a compensare parte di quella perdita. Per cui sono prodotti sicuramente che ben si sposano a chi ha un'esigenza di avere un'entrata periodica fissa. Perfetto, beh, allora andiamoli a vedere, direi, Pierpaolo, a questo punto nello specifico, anche qui, se hai qualche esempio da proporci concreto. Sì, allora, prima idea potrebbe essere un certificato emesso da Unicredit ad agosto, scadenza 25, che ha come basket tre titoli italiani, tra l'altro anche tra i principali, Enel, Eni e Intesa San Paolo. È stato emesso da fine agosto, al momento abbiamo Eni e Intesa San Paolo in rialzo, Enel in moderato ribasso, 9 punti circa di ribasso. Allora, cosa fa questo certificato? Praticamente ogni mese, senza alcuna condizione, paga delle cedole dello 0,70%, quindi su base annua sono 8,4 punti percentuali. Quindi ogni mese, comprando il certificato, si riceve la cedola, e a questo punto senza nessuna condizione rispetto al precedente, che pure aveva delle barriere profonde, però il rischio esisteva sempre. Qui invece non c'è il rischio di perdere le cedole per strada. Dopodiché, a partire da marzo 2023, per questo certificato inizieranno le osservazioni per il richiamo anticipato, che si attiverà se il peggiore tra i tre titoli si troverà almeno al 95% dello strike iniziale, cioè vuol dire non dovrà aver perso più del 5%. Ma immaginiamolo come prodotto da portafoglio, scadenza ad agosto 25, e questa è l'analisi di scenario. Allora, chiaramente rispetto al precedente è meno difensivo. Perché? Perché prima dovevamo soddisfare l'esigenza della protezione, quindi abbiamo visto che anche a fronte di un meno 60% non c'erano perdite. Qui invece la massima perdita possibile del sottostante dovrà fermarsi al 34%, che tuttavia però su un titolo come Enel vuol dire andare sotto la barriera dei 2,94 euro. Se Enel non va sotto i 2,94, e chiaramente non ci vanno neanche gli altri due titoli al di sotto delle proprie barriere, con il certificato si incassa un rendimento complessivo del 9% annuo, ovvero 26% circa
a scadenza, però attraverso questo flusso cedolare fisso mensile dello 0,70. Quindi si soddisfano due esigenze. Da una parte la redditività dell'investimento è garantita fino a una barriera di meno 34%, dall'altra si soddisfa l'esigenza di ricevere questa entrata mensile che abbiamo detto può essere destinata a sostenere delle spese già programmate. Quindi questa è la prima idea emessa da UniCredit. La seconda, naturalmente, stessa identica tipologia, anche se c'è una durata un po' più bassa, 2 anni anziché 3, il basket lo abbiamo selezionato su una tematica principale, quindi in questo caso è più settoriale. È un basket legato ai pagamenti digitali che hanno ritrovato comunque forza nell'ultimo periodo, tant'è vero che vediamo il basket composto dai titoli Nexi, ADN e PayPal, vede tutti e tre i titoli in positivo rispetto al fixing iniziale. Il certificato paga delle cedole sempre mensili, incondizionate, pari all'1,1%. Sulla carta è un prodotto un po' più rischioso, anche se al momento i titoli sono già tutti positivi, e per questo paga di più rispetto al precedente, quindi 1,1% al mese. Cosa possiamo notare in questa tipologia di prodotto emessa da BNP Paribas? Che non c'è l'opzione di rimborso anticipato, il che vuol dire quindi che arriverà comunque a scadenza 2024, volendo uno se lo vende prima. Però se non se lo vende, si garantisce la possibilità di ricevere questa cedola mensile dell'1,1%. E questa è l'analisi di scenario a scadenza, cioè si compra oggi, si porta a scadenza giugno 24. Se non vengono rotte le barriere a scadenza, il che vuol dire che il titolo Nexi, ad esempio, da oggi deve perdere più del 42%, il certificato genera un flusso cedolare mensile dell'1,1% che, unito al fatto che si acquista anche sotto la pari, rende praticamente un 16% annualizzato, 26% a scadenza, fino a meno 42%. E la cosa che vorrei far notare in entrambi i certificati è stata evidenziata da Luca in precedenza, è che se si va sotto barriera, ad esempio in questo scenario di meno 50% sul titolo Nexi, la perdita per chi ha comprato il certificato sarà limitata al 23%, cioè vuol dire si perderà molto meno. Perché? Perché il flusso cedolare dell'1,1% al mese viene pagato a prescindere. Quindi è un po' come se fosse un cuscinetto da destinare alle perdite se si va sotto barriera. E la stessa cosa capita naturalmente anche su quello di UniCredit. A fronte di un meno 34% si perderebbero 15 punti. Quindi sono prodotti che generano redditività, ma nello stesso tempo anche un elevato grado di protezione. Beh, allora, innanzitutto devo dire, sono rimasta affascinata da questa spiegazione di Pierpaolo che davvero punto per punto ci ha spiegato ogni pregio, ogni particolare, ecco, di questi due prodotti, quello di UniCredit e di BNP. Quindi grazie veramente, ecco, per la tua spiegazione così chiara e dettagliata. E naturalmente adesso io voglio un commento. Beh, partiamo questa volta da Luca e su questa proposta, ecco, questo basket dedicato ai pagamenti digitali, ecco, un abbiamo detto che è ancora in forte espansione. Un tuo commento, ecco, Luca. Sì, due commenti ulteriori. Sì. Uno, appunto, il basket, come vedevamo, l'idea era quella di poter portare i pagamenti digitali come tema di investimento. E in questo momento sta premiando perché tutti i sottostanti sono al di sopra del valore iniziale, ma al tempo stesso, se guardiamo la lettera, quindi il prezzo che io vado ad acquistare questo prodotto oggi, è sotto la pari. È circa il 96. E questo qualcuno ci chiede come mai questo tipo di episodio. Allora, un altro tema era la scadenza anticipata che non c'è, quindi questi, perché quello che l'altro concetto che volevamo esprimere era se io ho bisogno di pianificare un flusso periodico in entrata, ho bisogno anche di avere una certezza circa la durata di questo flusso. E avere un possibile richiamo anticipato, quindi mi dà un'incertezza. Per cui anche in questo caso abbiamo deciso di rimuovere, diciamo, quello che è la caratteristica di scadenza anticipata, e al tempo stesso, quindi avendo una durata certa e avendo avuto una dinamica di tassi di interesse che si sono alzati negli ultimi mesi,
Questo ha portato sostanzialmente il certificato in una posizione di essere di quotare al di sotto della pari. Quindi abbiamo un prodotto che quota 96, il che va ovviamente a incrementare quello che è il rendimento potenziale del prodotto, perché riceveremo 1,1 euro per ogni certificato che possediamo, ma non l'abbiamo pagato 100, l'abbiamo pagato 96, e a scadenza, qualora le barriere non siano infrante, rimborserà 100 euro, non 96. Quindi questo troviamo un momento di mercato in cui questo prodotto può dare una sicurezza dovuta alle distanze dalla barriera e al fatto che i sottostanti hanno iniziato un cammino verso la positività, quindi sopra i livelli di strike, ma al tempo stesso possiamo entrare a un valore di mercato del certificato che è leggermente sotto la pari, appunto, e quindi darci un ulteriore boost di potenziale rendimento a scadenza. Chiaro. Ecco, Riccardo, invece voglio tornare al tuo dipaniere, fortemente a tinte azzurre, nazionaliste, possiamo dire, con Enel, Eni e Intesa, ma non per altro, perché appunto sono i titoli, quelli nazionali, che sono anche quelli più utilizzati e scambiati dagli potenziali investitori. Sì, esatto, sono forse tra i tre titoli maggiormente presenti nei portafogli domestici degli investitori italiani. Sicuramente un prodotto interessante. Per noi ha costituito una vera e propria novità, Valentina, in termini di prodotto, non in termini di struttura, perché noi mettiamo Fixed Cash Collect da diverso tempo, proprio per andare a colmare l'esigenza, o comunque per andare a assolvere l'esigenza di rendimento finanziario costante nel tempo. Questa per noi ha costituito una novità di prodotto, in quanto abbiamo aggiunto il fattore autocall, quindi il fattore che permette il richiamo anticipato appunto dello stesso. Forse in effetti, come premesso che sposo sicuramente la scelta di Pierpaolo, perché il prodotto è un prodotto comunque che mi piace, è scritto comunque su sottostanti domestici, che comunque ha una vita medio-lunga, insomma scade nel 2025, quindi sono 3 anni. Forse in effetti, per chi ha bisogno di un'entrata costante, quindi non deve poi preoccuparsi di andare fondamentalmente a riselezionare un nuovo prodotto in caso di autocall, è meglio magari potenzialmente scegliere un prodotto senza questo fattore attivo, quindi senza questa opzione attiva. Ma come ho detto in precedenza, quindi grazie appunto al supporto di Pierpaolo, sia al supporto alla scelta di prodotti, ma anche alle sue slide, abbiamo capito come gli emittenti abbiano la possibilità di modulare fondamentalmente le strutture dei certificati, quindi partendo magari da quella che è la macrofamiglia, quindi l'ombrello, poi inserire o togliere delle opzioni e rendere il certificato, o comunque attribuire sfaccettature differenti al certificato. Abbiamo visto appunto come la differenza tra quello mio e quello appunto quello di UniCredit e quello di BNP, come in uno sia presente l'autocall, nell'altro no. Ovviamente poi lasciamo la scelta finale al cliente, quindi andare a identificare all'interno dell'offerta appunto degli emittenti quello che è il prodotto che fa più al caso proprio, anche in ottica di diversificazione dei portafogli e di diversificazione dei sottostanti. Quindi, come vedi, rendimenti, certo, protezione, fattori autocall, quindi cedole incondizionate. Quindi questi sono tutti elementi, insomma, che permettono al cliente di scegliere all'interno di un mare abbastanza vasto. Una gamma piuttosto varia, assolutamente. Infine, allora, ultima esigenza, ovvero il recupero del minus. Io, per introdurre questo argomento, voglio rifarmi a una famosa frase di forse il trader più famoso della storia, Livermore, il quale ha detto, perché ormai insomma è morto, che in questo mestiere si è bravi se si riesce ad azzeccare l'investimento giusto 6 volte su 10, non 9 volte su 10. Chi fa questo mestiere le perdite le deve sempre considerare, poi naturalmente vanno gestite. Ecco, questo è il mio assist a Pierpaolo Scandurra per parlare appunto dell'esigenza a recupero minus e dei prodotti ad esso collegato. Devo dire che giustissima la tua considerazione, che mi sento di condividere, ma più in generale va anche detto che mi immagino chi investe tipicamente su strumenti tradizionali come possono essere i fondi o piuttosto gli ETF può giustamente avere in portafoglio 10 fondi, su 7 guadagna, su 3 li aveva messi lì per decorrelazione, si trova a perdere. Ecco, sappiamo bene che la tassazione sulle rendite finanziarie, quei 3
li considera come minusvalenze utili da compensare per i 4 anni successivi. Il problema è che bisogna utilizzare lo strumento giusto e in questo i certificati soddisfano l'esigenza con i maxi cash collect. Allora io non mi dilungherei troppo perché Riccardo ha fatto poc'anzi una giustissima considerazione a proposito del fatto che la struttura di base è quella dei cash collect. Poi si possono spostare dei mattoncini, chiamiamoli così, per farli diventare con barriere molto profonde piuttosto che con cedole fisse, con l'airbag o in questo caso questi maxi coupon. Valentina, se sei d'accordo, però dimmi tu. Sì, andiamo direttamente sui prodotti. Esattamente, esattamente, sì. Esatto, avendo poco tempo magari faccio di vedere direttamente un paio di prodotti e poi lasciamo a Luca e Riccardo magari il commento. Allora, un po' per capire qual è la caratteristica di questi certificati, è quella di generare subito un flusso cedolare più importante entro l'anno possibilmente da destinare proprio al recupero delle minusvalenze. Pertanto, ad esempio, questa prima idea è un cash collect maxi coupon. Poi c'è anche un'altra caratteristica, ma ora non andiamo ad approfondire perché riguarda il meccanismo del rimborso anticipato. Quello che ci interessa è che vado subito al dunque, il 17 novembre, quindi fra una ventina di giorni, verrà osservato il livello dei sottostanti, che nel caso specifico sono Intesa, STM e Stellantis, e se tutti e tre si troveranno almeno al 60% del fixing iniziale, quindi vuol dire se non avranno perso più del 40% in questi 20 giorni, verrà messa in pagamento una cedola del 12% da lì a una settimana. Quindi immagina la situazione di un investitore che ha uno zainetto fiscale con dentro delle minusvalenze che stanno per scadere, magari scadono proprio quest'anno, generate nel 2018. Non vuole perdere il beneficio del credito d'imposta che, ricordiamo, permette di rimettersi in tasca 2.600 euro ogni 10.000 euro di minusvalenze, acquista questo certificato. Se in questi 20 giorni non si verifica una discesa superiore al 40% da parte dei titoli Intesa, Stellantis o STM, il certificato stacca una maxi cedola del 12%, che va subito, secondo l'interpretazione fiscale delle varie banche, ma diciamo in gran parte delle banche, a compensare le minusvalenze. Dopodiché il certificato si trasforma in un classico cash collect come quelli che abbiamo visto prima. Continua a pagare delle cedole trimestrali del 2,75 con barriera 60%. Quindi è un certificato che soddisfa l'esigenza del recupero minusvalenze, ma se poi si decide di tenerselo in portafoglio è comunque uno strumento valido perché genera un rendimento annuo del 14% fino a una distanza da barriera del 40% da adesso. L'altra soluzione, invece in questo caso è del BNP Paribas, qui abbiamo il 21 di novembre come data fittizia di osservazione, perché in questo caso il meccanismo che permette di incassare una maxi cedola del 15% è addirittura incondizionato, cioè vuol dire che non si farà nessun tipo di verifica. Ora è chiaro che da una parte non hai proprio nessun tipo di rischio, dall'altra non devono perdere più del 40% in 20 giorni, non sono titoli estremamente volatili come quelli tecnologici americani. Quindi in entrambi i casi mi sento di dire che le cedole sono al sicuro. Detto questo, qui non c'è neanche la condizione. 15% verrà pagata entro fine mese di novembre. E successivamente il certificato diventa un prodotto di tipo cash collect 1,3% a trimestre. I titoli, per chi volesse tenerselo dopo, sono Kering, Leonardo e Unicredit, dove Leonardo e Unicredit sono positive e l'altro Kering, titolo del lusso francese, è poco negativo. Però è un prodotto che anche in questo caso potrebbe rimanere in portafoglio anche dopo lo stacco della maxicedola. Però ricordiamo che l'esigenza principale in questo caso è non perdere le minusvalenze che scadrebbero a fine anno. Benissimo, allora partiamo proprio da Luca, visto che l'ultimo prodotto riguardava BNP, e poi avremo la chiosa anche finale di Riccardo. Sì, come diceva Pierpaolo, questi sono strumenti che sono apprezzati per ottimizzare dal punto di vista fiscale il portafoglio. E di fatto, perché non farlo? Alla fine anche nel mondo della consulenza, sia indipendente o comunque nel private banking, quando si vuole fornire un servizio a valore aggiunto al cliente,
è chiaro che questi strumenti siano indispensabili, direi, per tutte le motivazioni che abbiamo visto finora. E l'ottimizzazione fiscale del portafoglio ovviamente non è sicuramente un fattore di minore importanza. E questi prodotti, la flessibilità e appunto il poter mettere dei mattoncini dove meglio o dove è più opportuno a seconda dell'esigenza, è una delle forze ovviamente dei certificati. Per parlare del prodotto che Pierpaolo ha appena presentato, aggiungo appunto, oltre alle caratteristiche che ha menzionato, il fatto della scadenza anticipata, e che qui invece la possibilità di scadenza anticipata c'è. E in questo tipo di prodotti, a mio avviso, ha più senso, ed è per questo che noi la proponiamo, perché nel momento in cui il maxi coupon viene staccato, ovviamente questo valore si va a riflettere anche sul prezzo del prodotto. Ovviamente stacchiamo un maxi coupon di 15 punti, è chiaro che anche il prezzo e quindi la quotazione sul mercato ne risenta. Ma se io alla data successiva di rilevazione, quindi dopo 3 mesi dallo stacco della prima maxi cedola, ho una possibilità di scadere anticipatamente e i sottostanti. Quando scade anticipatamente? Scade anticipatamente quando i sottostanti stanno avendo una performance positiva, quando si trovano al di sopra dello strike. Quindi se io vado a selezionare dei maxi che magari anche pago leggermente sopra 100, ma hanno questo tipo di dinamica, cioè i sottostanti sono al di sopra del valore iniziale, è chiaro che non appena il maxi coupon è stato staccato, ma ho una probabilità, pian piano che mi avvicino alla prima data di rilevazione successiva, quindi dopo 3 mesi, e dove c'è la prima possibilità di scadere anticipatamente e ricevere 100 più il premio di quel trimestre, è chiaro che il valore del certificato si dovrà portare velocemente di nuovo a 100 e quindi recuperare quello stacco del maxi coupon e solo dopo 3 mesi avere il prodotto che di nuovo mi vale in area 100 o addirittura mi fa il richiamo anticipato e quindi mi rimborsa 100 e il premio di quel mese lì. Quindi secondo me lì in quel senso la scadenza anticipata ha ragione di esistere ed è da vedere come un plus. Perfetto. Riccardo, a te ecco ancora il commento appunto sull'ultimo prodotto presentato e poi arriviamo anche alle conclusioni finali di questa tavola rotonda. Sì, sicuramente prodotto molto interessante, ovviamente in questo caso l'obiettivo è quello della compensazione fiscale, perché come dicevamo le cedole, i coupon costituiscono, sono identificate come reddito diverso, quindi compensabili con le minus. Sposo comunque il ragionamento di Luca, fondamentalmente in questo caso sulla parte fondamentale, quindi il fatto che possano essere richiamati anticipatamente. Aggiungo che il prodotto, e questo sempre nell'ambito della diversificazione dei prodotti, il prodotto che ha presentato Pierpaolo lato nostro ha un effetto step down sull'autocall. Quindi il trigger per richiamo anticipato si abbassa di 6 mesi in 6 mesi, se non erro, non ho la scheda prodotto sotto mano, ma dovrebbe abbassarsi Confermo, di 6 mesi in 6 mesi. sì. Ecco, grazie per Paolo. E quindi questo permette al prodotto di essere richiamato anche in fase di mercato discendente, quindi di debolezza dei sottostanti. Ovviamente però ricordiamo, come abbiamo detto, qui ci può essere anche una view dinamica, nel senso che molto spesso viene utilizzato il prodotto con Maxi Cash Collect, con Maxi Premio iniziale, in ottica dinamica, almeno quello che vediamo dal punto di vista degli investitori, che comprano il prodotto, sfruttano lo stacco da Maxi Cedola e poi rivendono successivamente il prodotto, puntando fondamentalmente a posticipare avanti nel tempo quelle che sono le minus di portafoglio. Diciamo che, e poi appunto ti lascio eventualmente la parola, diciamo che come abbiamo visto questi prodotti sono diversi per andare a colmare le esigenze più diffuse. Tendenzialmente come arco temporale di utilizzo il Maxi Cash Collect è un prodotto che viene molto consultato durante la fine dell'anno, quindi novembre-dicembre sono tendenzialmente i periodi in cui si vedono la maggior parte di flussi su queste strutture, proprio perché alla fine dell'anno c'è la scadenza delle minusvalenze che ricordiamo sono valide e hanno una vita dell'anno in cui vengono generate più i 4 successivi. Benissimo, io voglio ringraziare innanzitutto
i miei ospiti che hanno partecipato a questa tavola rotonda dedicata ai certificates, una tavola rotonda che abbiamo pensato, concepito nell'ottica soprattutto dell'utilità per voi che ci seguite da casa. Speriamo di avervi dato veramente, ecco, degli assist in termini di diversificazione, ricordando però una cosa, che ci sono naturalmente tanti prodotti, tanti strumenti che abbiamo visto e che i nostri analisti vi hanno presentato, però bisogna, come sempre, lo ricordiamo, possedere anche le competenze e le capacità per poterli sfruttare al meglio. Quindi ancora una volta insistiamo sul fatto dell'educazione finanziaria, perché lo ricordiamo, sono i nostri risparmi e quindi dobbiamo avere anche le capacità e le competenze per gestirli al meglio. E sappiamo che, insomma, tutti voi fate anche formazione proprio per questo motivo. Ecco, un commento conclusivo da parte di tutti e tre e poi vi saluto. Riccardo. Sì, allora, UniCredit porta avanti appunto programmi intensi di formazione in aula, quindi sul territorio, sfruttando quelli che sono gli eventi fisici, online tramite i canali, appunto tramite le piattaforme, appunto, che permettono fondamentalmente di, diciamo, di raggiungere forse un pubblico in tutta Italia. Però il nostro impegno, avvalendoci anche della professionalità e del supporto di appunto esperti di mercato, ad analisti come Pierpaolo e tanti altri, è fondamentalmente quello di andare a colmare quelli che possono essere i dubbi, chiamiamoli così, oppure potenzialmente quelli che sono i vuoti sul funzionamento di uno strumento. Quindi noi ci crediamo molto. Abbiamo dei riscontri positivi in termini numerici, in termini di partecipazione e di interesse ai nostri appuntamenti di formazione, quindi io rinnovo l'invito e diciamo, mi fa molto piacere vedere tante persone che partecipano ai nostri appuntamenti di formazione, anche quelli della concorrenza, quindi degli altri emittenti, perché secondo me è veramente, c'è una vera necessità di formazione, sì. Quindi è molto molto importante andare a colmare tutti quelli che sono gli aspetti, certo. E non pensare solo esclusivamente al guadagno che viene dato da un prodotto finanziario, ma andare a ponderare bene i rischi. E con una formazione adeguata, secondo me, questo, la rischiosità viene capita, certo. Ecco, possiamo dire che comunque, insomma, come dici giustamente, Riccardo, c'è un'esigenza sempre più urgente di formazione, e direi finalmente è un effetto collaterale magari proprio anche della crisi economica che stiamo vivendo, delle notizie di economia e di finanza che riempiono i TG e che in un certo senso interessano poi direttamente i portafogli degli italiani. E gli italiani, che lo ricordiamo, sono proprio tra gli ultimi posti a livello europeo della popolazione che ha maggiore educazione finanziaria, in questo caso noi non brilliamo affatto. Ecco, innescati magari da questa esigenza e da questa necessità, finalmente qualche passo in più lo riusciamo a fare. Luca, un commento anche da parte tua. No, è decisamente importante, ovviamente anche mi è piaciuto molto il tuo intervento quando hai detto sono i nostri risparmi e quindi dobbiamo agire in maniera consapevole, e sicuramente la formazione è l'unico modo anche per combattere dei falsi miti o l'ignoranza, no? Riuscire a capire e a formarsi dal punto di vista finanziario, e su questo devo dire che gli emittenti fanno un grande sforzo, noi anche siamo molto impegnati su investire in formazione e conoscenza, perché siamo sicuri che una volta, spesso i certificati forse hanno fatto passi da gigante nel corso degli anni, perché tu prima dicevi nuovo strumento, ma in realtà non è più un nuovo strumento, i certificati sono presenti per il 5-10% nel portafogli del mediamente, insomma, come peso, o forse anche vicino al 5% mediamente nei portafogli degli italiani, e sono ormai uno strumento affermato che si deve sicuramente affermare ulteriormente, che deve proseguire la sua strada, ma che sta trovando un suo posto all'interno dei portafogli, questo è certo, ma al tempo stesso è un prodotto che va conosciuto ulteriormente, perché solo così, insomma, si ha meno paura dello strumento e si potrà maneggiare con più facilità. Questo è vero sì per gli investitori finali, ma anche per tutto il mondo della consulenza, e che sicuramente ha fatto dei passi veramente enormi negli ultimi anni. Oltre a questo, poi io aggiungo un'ulteriore cosa su cui noi stiamo lavorando, ma lo stesso regulator, la stessa associazione ACEPI, che proprio ha fatto il proprio evento annuale la settimana scorsa,
sta lavorando, che è una tassonomia e un vero e proprio framework per quello che riguarda la sostenibilità nel mondo degli investimenti in generale, ma poi accepi appunto associazione dei certificati nel mondo dei certificati. E su questo noi siamo anche molto attivi e proponiamo anche un po' di innovazione, cerchiamo di spingere questo tipo di tematica nel mondo dei certificati attraverso diverse iniziative, sia per quanto riguarda diciamo la selezione dei sottostanti, quindi forniamo già da tempo un rating ESG sui sottostanti dei nostri certificati, ma anche con iniziative di tipo positive impact. Cosa vuol dire? Sostanzialmente tenendo inalterato il profilo finanziario dei nostri prodotti, quindi a parità di certificati, attacchiamo un'iniziativa che ha un impatto positivo sul sociale, sull'ambiente o su altri temi. E non ultimo, a ottobre, quindi questo mese, abbiamo portato sul mercato un'iniziativa che contribuisce alla riforestazione del territorio italiano, alla cura delle nostre foreste italiane. Ogni 1.000 euro che vengono investiti sulla nostra nuova gamma, BNP Paribas, grazie alla collaborazione che ha con Reforest Action, verserà quindi a Reforest Action l'equivalente per poter piantare un albero sul suolo italiano, e mettiamo a disposizione un vero e proprio sito web dove si potrà monitorare quello che è lo stato di avanzamento dei lavori della foresta e i benefici che questo comporta sull'ambiente. Quindi anche questo è un tema sicuramente che noi sentiamo molto e su cui non solo fortunatamente noi, ma tutta l'associazione e l'industria dei certificati si sta muovendo, e credo faremo altri passi da giganti in futuro. Ecco. Assolutamente, hai fatto benissimo a sottolinearlo, Luca, perché il termine finanza e il termine sostenibilità devono sempre procedere di pari passo. A chiedercelo soprattutto sono le nuove generazioni che puntano molto, ecco, sulla sostenibilità ambientale ma anche sociale. Pierpaolo, a te il compito di mettere il punto esclamativo su questa tavola rotonda. Io mi riaggancerei al tema della formazione per concludere, sì, ricordando che nessuna industria di prodotto offre tanta formazione gratuita e altamente professionale e qualificata come quella dei certificati, perché io ovviamente sono su questo mercato dal 1998 e naturalmente ho seguito l'evoluzione di tutte le industrie. Ad oggi posso dire che l'associazione Acepi offre un calendario di formazione ai consulenti finanziari, un calendario gratuito di formazione, del quale tra l'altro ho anche l'onore di partecipare come relatore e formatore in gran parte delle sessioni, che vede una crescita costante degli iscritti, ed è un calendario che propone circa 20-25 date al momento online, perché da quando insomma è cambiato un po' tutto l'atteggiamento, però sono online, quindi anche più facili da frequentare anche a distanza, e i vari emittenti, tra cui naturalmente BNP Paribas, Unicredit, ma in generale anche attraverso il canale dei certificati e derivati, offrono quasi quotidianamente dei webinar sempre gratuiti di approfondimento. Pertanto io credo che il modo migliore per capire come utilizzare i certificati anche in contesti di mercato come quelli che stiamo vivendo sia quello di formarsi ed informarsi, e iniziative come questa di oggi tra l'altro ne sono l'ulteriore testimonianza, perciò grazie. Grazie a voi per aver partecipato a questa tavola rotonda. Lo ricordiamo, ovviamente è andata live sul nostro sito, ma potete ritrovarla poi anche on demand, non solo su www.lefonti.tv, ma anche sugli altri nostri canali, in particolar modo YouTube, per chi la volesse rivedere. E quindi io ringrazio davvero Pierpaolo Scandurra, Managing Director Certificati e Derivati. Grazie a voi. Buona giornata. Grazie. Luca Comunian, Distribution Sales Global Markets Italy, BNP Paribas. Grazie Luca. Ecco, ci siamo persi i saluti finali, vediamo se riusciamo. Eccolo. Un piacere, dicevo, alla prossima. Grazie mille, grazie a te. E infine in studio Riccardo Falcolini, Sales Public Distribution Italy di Unicredit. Grazie a te Valentina, grazie ovviamente a Pierpaolo e a Luca per la compagnia, e insomma buona formazione a tutti, grazie. Bene, allora si chiude qui la nostra Asset Management TV Week dedicata appunto al risparmio gestito, si chiude l'Asset Management ma non la programmazione di Le Fonti, che continua, e quindi mi raccomando, restate con noi.